Ciao amici, bentrovati in spiaggia. Ho da pochissimo pubblicato un video, il mio ritorno praticamente a pesca, la prima battuta invernale sull'Adriatico Salentino. Oggi invece sono sullo Ionio. Come vedete, questo è il mare. Per il momento due canne montate e ci proviamo. Il mare è abbastanza sporco, non è pulitissimo, c'è molta alga, è marrone, però tentare non nuoce. Non ho moltissimo tempo, ma come vedete c'è bassa pressione, c'è un po' di mare, il vento è quasi cessato, c'è un'onda di un metro e due più o meno, qualche spigola potrebbe uscire, anche qualche orata. Poi purtroppo questo litorale è infestato di serra, ormai sono quasi stanziale, quindi potrebbe uscire anche il serra. Infatti, come vi farò vedere, il mio primo innesco sarà col cavetto, tanto il mare è color cioccolata, ci fosse qualche spigola se ne infischierà del cavetto. Ci proviamo, sono solo, speriamo bene, non ho tantissimo tempo, pescherò fino alle 21, alle 22, quindi veramente mi faccio questo tramonto, speriamo benissimo. Sono le 4, ho appena lanciato l'esca in acqua e speriamo di prendere qualcosa, dai. Allora ragazzi, siccome questo è un posto infestato di serra, cavetto d'acciaio, proviamo la spigola, però se mangia lui il maledetto, almeno sappiamo che ci sono, rimane. Però su questo potrebbe anche capitare una bella spigola, eh? Il mare è sporco, quindi va bene così, il cavetto non influisce. Secondo innesco, il mio solito tentacolo di moscardino con un amo dell'uno. Questo è il moscardino. Proviamolo a lanciare. Terzo innesco, una bella striscia di calamaro. La seppia non ce l'ho e quindi proviamo con questo. Ora qui la taglio dove c'è l'amo. Proviamo con questo, dai. Qui anche qualche orata può cascare, non solo la spigola. Amo sempre questa volta dell'1 e 0,35 di terminale, questo qui del mio amico Morano. Eccomi qui, tutte e tre le canne in pesca e questo magnifico tramonto. Speriamo che mi porti bene. Che mare. Beh, se mangia qui è lei, moscardino intero. Ciao bella, come al solito non ho fatto in tempo a riprenderti, eh? Come ti chiami? Ed è una, dai, non ci lamentiamo, è neanche piccolina, sarà un chiletto. Eccolo qui. Quasi quasi la pesiamo, sarà un chiletto, 900 grammi, ora la peso, dai. Allora, pesiamola. Oh, sembra... Vediamo se si vede. Un chilo, giusta giusta, tra 980 e un chilo, madonna che precisione. Dai, bella spigoletta.
Allora ragazzi, il video è finito, la pescata è finita. Purtroppo ho fatto solo 4 ore e mezza di pesca, sarei rimasto veramente ancora altre 3-4 ore stasera, sono le 9, però devo smontare e devo andare a casa per esigenze personali. Non mi posso lamentare, 4 ore e mezza di pesca, una bella preda è uscita, è questa qua. Una spigola da 1 chilo, è la mia seconda battuta invernale, non mi lamento. La spigoletta da 1 chilo è uscita, questa me la mangio domani. Su che cosa è uscita? Questa è uscita sul filetto, anzi no, questa è uscita sul tentacolo di moscardino. Quella del video precedente è uscita invece sul filetto di seppia. Dai, diciamo che sono contento così, poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio.